L'arte greca può essere divisa nel periodo arcaico, nel periodo classico e nel periodo ellenistico. Ecco, l'Apollo di Belvedere è sicuramente l'opera del periodo classico. Il Laocoonte invece è l'opera di epoca ellenistica e epoche diverse prenderanno a riferimento ora l'una, ora l'altra scultura. Non a caso il Rinascimento, il primo Rinascimento, prenderà a modello poi l'Apollo di Belvedere, anche il pieno Rinascimento. La fase tarda del Rinascimento prenderà poi a modello l'arte ellenistica. Vi parlo del manierismo e di tutte queste torsioni, questo dinamismo che qui manca. Qui c'è un incedere calmo e qui invece c'è questo movimento, questo dinamismo. L'Apollo di Belvedere lo ritrovate anche nel capolavoro che abbiamo a Firenze, in Piazza della Signoria, è il famoso David. Abbiamo la copia in Piazza della Signoria e l'originale dovete andare a vederlo alla Galleria dell'Accademia. Un capolavoro perché, come la Gioconda è l'opera forse più famosa di pittura, l'opera più famosa di scultura è sicuramente il Davide di Michelangelo. Il Davide di Michelangelo che per la prima volta fa qualcosa di unico, a parte riuscire a sbozzare un'opera che era già stata avviata da altri, un marmo che era stato definito guasto, un marmo che era difettoso e che il giovane Michelangelo riesce a trasformare in questo capolavoro. Un capolavoro perché non è solo nella resa estetica del personaggio, un capolavoro perché lui rompe tutti quelli che sono i canoni tradizionali, perché la tradizione voleva che il Davide fosse un giovanetto di 14 anni che vince il gigante Golia. Il gigante Golia che viene rappresentato spesso ai suoi piedi dopo la vittoria, il Davide che ci tiene una gamba sopra, oppure che tiene strumenti con cui decapita, per esempio, poi il gigante. E invece che cosa ci fa Michelangelo? Michelangelo ci fa il Davide prima di procedere all'azione. Ha in mano il sasso, ha la fionda, vedete, per poter poi sferrare il colpo. È il momento dell'azione, prima dell'azione in cui lui sta pensando, lui sta facendo, compiendo l'azione di pensare, no? È l'uomo del Rinascimento, nel pieno delle sue potenzialità, è l'uomo con la sua razionalità, con la sua forza che può sconfiggere il nemico. Ecco, questo è l'uomo veramente del Rinascimento. A fianco abbiamo Ercole e Caco del Bandinelli che venne posta, pensate, quest'opera a Pandan con il gigante e appunto il David. Leonardo farà, vedete, i disegni di Ercole con il leone, vedete, il Bandinelli trarrà anche ispirazione per farvi capire come molti artisti anche si influenzino. E veniamo a questo monumento equestre. Se siete stati a Padova e avete visitato la Piazza del Santo, dove c'è la basilica, troverete questo capolavoro di Donatello. Donatello nel 1443 si trasferirà a Padova e realizza questo monumento bronzo, un monumento bronzo che lo impegnerà dal 46 al 53, quindi per diversi anni, e lui si ispira all'antichità, perché ora vi mostrerò la sua fonte di ispirazione. Considerate che questo che viene fatto nel Rinascimento a metà del 400 è il primo monumento bronzeo dei tempi dell'età romana, almeno un monumento bronzeo inteso di grande scala con un condottiere a cavallo. Venne realizzato per ricordare Erasmo Zannarni, è un capitano di Ventura, è un capitano di Ventura della Repubblica di Venezia. Fu anche al servizio della Repubblica di Firenze, lo sapete, i capitani di Ventura sono mercenari, no? Che vanno da chi offre di più, quindi sono stati al servizio della Repubblica di Firenze, di Venezia, anche dello Stato Pontificio. E quindi Erasmo Zannarni è un uomo importantissimo, è un abile stratega militare, un condottiero eccelso che difese la Serenissima dagli attacchi appunto dei Visconti. E considerate che lui conquistò anche la città di Verona. Questa posa che vedete nel cavallo ci suggerisce un andamento molto lento, un andamento solenne, in linea, diciamo, con una calma, con una classicità, però
c'è un personaggio qui, questo Erasmo da Narni, che è veramente lui, è un personaggio rappresentato in tutta la sua umanità, in tutta la sua caratterizzazione. E vi voglio far notare una cosa: considerate che quando nel Rinascimento o più o meno in tutte le epoche, quando si decide di fare una scultura bronzea di queste dimensioni, è difficile far stare per esempio una gamba sollevata, come era difficile per i Cellini tenere la medusa con il braccio, e fondere, quando si arriva a fare la fusione bronzea, tenere un piede sollevato. E che cosa succede? Il Donatello, nel suo monumento al Gattamelata, a Erasmo da Narni, decide di mettere uno stratagemma, mette una sfera, vedete, una palla di bronzo che gli sostiene la gamba, e quindi in realtà, anche se tiene una zampa sollevata, il cavallo, diciamo, poggia su quattro zampe. Questa è l'umanità di Erasmo da Narni, il Gattamelata. Guardate questo sguardo fiero, serio però, e questo bellissimo monumento vicino alla Basilica del Santo. Guardate che cosa fa il Verrocchio. Il Verrocchio farà qualche anno dopo, una quarantina d'anni dopo, il monumento equestre a chi? A Bartolomeo Colleoni. Siamo in Campo Sant'Anipolo a Venezia, e questa è un'opera che viene fatta dal 1480 al 1488, e il Verrocchio magistralmente riesce a far sollevare la zampa al cavallo senza che sia poggiata, vedete, su nessuna cosa. Quindi ha avuto una esperienza in più. Non a caso, vedete, qui ci viene rappresentato, lo vedete bene, che qui la zampa è sollevata, ci rappresenta il condottiero. Guardate che gesto energico fa il condottiero con un busto impettito. Il condottiero si gira leggermente ruotato, e come vi ho detto, il grande problema era proprio la statica, e in questo caso non solo Verrocchio riesce a fare meglio di Donatello. Verrocchio fu il primo a riuscire nell'impresa di riuscire a fare il cavallo con una zampa sollevata, e ci sarà, guardate, Pietro Tacca. Qui siamo a Madrid in Plaza d'Oriente, il monumento a Filippo IV riesce addirittura a Pietro Tacca, però siamo nel 1636-1640, a rappresentare in maniera così eccelsa e virtuosa, diciamo, solo due zampe poggiate a terra e le altre due impennate in alto. È un capolavoro veramente di Pietro Tacca. Pietro Tacca, che è allievo del Gian Bologna. La fonte di ispirazione di tutti qual è? La statua equestre di Marco Aurelio. Marco Aurelio è un capolavoro del 170-180 d.C., si trova a Roma, è bronzo, era addirittura dorato. Pensate, non fu fuso, perché generalmente venivano fusi i bronzi. E perché, lo sapete perché? Perché fu scambiato per una statua di Costantino. Si pensava che questo non fosse l'imperatore Marco Aurelio, ma fosse l'imperatore Costantino. Quindi si è salvato per miracolo.